In Romania. Un sorriso le increspa e il viso magro e scavato. Il suo debole per me è raddoppiato dall'antipatia che nutre per mia madre. Dorina non è una badante comune. In Romania possiede della terra e mantiene il figlio più grande che cura la sorella più piccola. Dorina non è un tipo che si lamenta, è una che brontola con vivacità. Pesa 45 kg, compresi gli abiti, in genere neri, ma nelle orbite infossate gli occhietti scuri brillano di amore per la vita. È una grande lavoratrice, ha due braccia che sembrano fiammiferi, ma quando muove i mobili fa un lavoro da culturista. I miei giorni invece si avventano sui giorni senza lasciarmi nulla. La mia vita, a confronto di quella di Dorina, è una vita morta, non serve a nessuno, è quella di un povero deficiente che trascina la sua esistenza e crede di vivere per qualcosa. Che devo fare? Commento. Devi continuare a vivere la tua vita, come adesso credi di viverla. Prima o poi, il prima o poi dipende solo da te, in questa vita o in una successiva. Ti sazierai di questa esistenza, che non credi utile come quella di Dorina. E in questo teatro delle ombre, che è la condizione umana, vedrai la luce che ti farà cambiare.